Buonasera amici della Panchina dei Versi, sono in diretta, vediamo se qualcuno si collega. Aspettiamo appunto che si colleghi qualcuno. Prima di iniziare questo nostro nuovo appuntamento che è di oggi. Quindi oggi 4 dicembre, con le vostre poesie che ci porteranno ad affrontare tematiche diverse, iniziano ad affacciarsi appunto le tematiche legate al Natale, così come già l'altra volta. E poi non mancano, come sempre, le poesie d'amore. Insomma, vedremo quali saranno le sorprese di questa sera. Ciao Rosa Ceci, intanto ti saluto e vediamo un po' se si collega qualcun altro e così iniziamo questo nostro nuovo appuntamento in cui leggerò le vostre poesie. Anzi, prima di iniziare, cosa che dimentico spesso di dirvi è che le poesie che vengono lette in questa rubrica, quindi per questo nostro appuntamento che è bisettimanale, 2 volte alla settimana, il mercoledì e il venerdì, sono quelle che io ricevo alla mia email che è caterina.letti@yahoo.it. Quindi se vi fa piacere che io legga le vostre poesie, potete inviarmele alla mia email e le leggerò in questo spazio. Io direi che possiamo iniziare. Saluto anche qualcuno che si è collegato dalla pagina Il Paese della Poesia. Passo il volume perché altrimenti ecco qua. In modo tale da seguire un po' le pagine principali in cui è trasmessa appunto la diretta. Allora, ecco qua, un attimo solo. Ecco qua. Saluto Maria Vittoria Massimo che si è collegata dal Paese della Poesia e anche Giuseppe Lotto e poi Rosa Ceci, Francesco Mingolla, Marzia Rei, che, Tina Mozzati Giannini, Matilde Stenzi, insomma tutti, non riesco, Antonietta Di Paolo, Graziella Pasini, insomma vi saluto tutti e quindi siccome siamo già ad un buon numero direi che posso iniziare ricordandovi come sempre, quello che è il concorso in essere in questo momento, e di cui vediamo un po' se riesco. Eccolo qua, scusatemi, di cui avevo perso il fogliettino con le annotazioni, perché comunque trattandosi di tante cose è difficile ricordarle tutte. Allora, praticamente il concorso di cui vi parlavo è il Tiburtino, che è attualmente in essere, scade il 28 dicembre, quindi non ci sono tantissimi giorni per partecipare, ed è praticamente un concorso storico, vede in giuria come presidenti Giuseppe Letti e Cosimo Damiano D'Amato. Anche l'altra volta vi ho presentato Cosimo Damiano D'Amato dicendovi che è un poeta, drammaturgo, anche un giornalista. Comunque è stato ribattezzato il regista dei poeti per il docufilm che ha realizzato sulla vita di Alda Merini con la partecipazione straordinaria di Mariangela Melato. Quindi diciamo, poi ha scritto anche un libro a quattro mani con Henry De Luca, che è Lora X per i tipi di Feltrinelli. Insomma, poi lui, come avevo già accennato l'altra volta, va ad ideare degli spettacoli teatrali con vari artisti, unendo musica e poesia. E lo ha fatto con tanti artisti, tra cui Morgan, Roberto Vecchioni, Luis Bacalov, Eugenio Finardi, non ve li elenco tutti, e poi Antonella Ruggero, quest'ultimo spettacolo, quello ideato in omaggio ad Alda Merini con la partecipazione di Antonella Ruggero, è stato presentato anche al Festival del Federiciano di 2 anni fa. Bene, per quanto riguarda il concorso, questo è uno dei presidenti di giuria, l'altro è Giuseppe Letti che ha ideato questo premio.
Invece per quanto riguarda i premi, abbiamo dei premi per i primi 10 classificati, che sono il trofeo il Tiburtino, poi targhe e medaglie personalizzate. Poi per il vincitore assoluto una pubblicazione monografica gratuita con servizi professionali dal valore di 1.950 euro. Insomma, c'è anche il servizio di addetto stampa che viene gestito da me e poi c'è anche il format televisivo. E poi infine la possibilità di un weekend gratuito in Liguria per visitare anche il parco letterario dedicato al premio Nobel Eugenio Montale, quindi unire anche in un concorso di poesia, diciamo, dei luoghi della cultura è un'idea che a voi piace molto ed è un'idea appunto avuta da Giuseppe Retti. Quindi possiamo andare avanti, ma prima vorrei ricordarvi che sono molto graditi i vostri video in cui siete voi a declamare una poesia che vi sta a cuore e poi questi video anche verranno pubblicati sulle pagine Facebook della Rete Editore, che sono ben sei. E quindi ecco, cimentatevi col cellulare, realizzate questo video in cui declamate una poesia che vi piace e poi tramite un messaggio privato alla pagina Il Paese della Poesia potete richiedere il numero di cellulare a cui inviare tramite WhatsApp questo video. Quindi aspetto i vostri video e sarò ben contenta di pubblicarli sulle pagine della Letti. E poi niente, quindi il fatto che di inviarmi le poesie alla mia mail, ve l'ho già detto, quindi possiamo tranquillamente iniziare questo appuntamento con la prima poesia che è Sfumature di Maria Antonietta Finamore. Non vi ho chiesto l'indirizzo email, Vitalia Mosca. L'indirizzo email, che non ricordo di averlo segnato su nella descrizione del video, comunque alla fine del video andrò ad aggiungere, qualora l'avessi dimenticata, l'email nella descrizione del video. Lo ripeto, è caterina.aletti@yahoo.it. Ok, quindi questa è l'email Vitalia, ecco il tuo commento, caterina.aletti@yahoo.it, l'email a cui inviare le vostre poesie da leggere in questa rubrica. Quindi iniziamo con la prima poesia che è Sfumature di Maria Antonietta Finamore. Dicevo che non vi ho chiesto come mi sentite, ma immagino mi sentiate bene. Grazie Francesco per aver segnato la mia email, però la C è minuscola, quindi tutto minuscolo. Grazie Francesco. Allora, Sfumature di Maria Antonietta Finamore. Amare ti fa brillare, l'amato ti spezza, fa sbocciare colori, due metà, sfumature particolari, a renderci unici. Siamo orizzonti marini, cielo turchino, oasi del deserto e verdi monti al rosso tramonto. E mi piace questa poesia di Maria Antonietta, con appunto ogni amore ha una propria peculiarità, molteplici sfumature, e che poi qui in questa poesia sono richiamate ricorrendo agli elementi della natura. La prossima poesia è una poesia di Giovanna Belfiore che mi dice, nella nota che allega al testo, è una poesia scritta molto tempo fa, ma anche adesso non vedo luce su questa terra. Sarà stato il benessere a condurci a questa grande ipocrisia. Infatti, la poesia che ci propone Giovanna è una poesia sulla sincerità, quindi il titolo infatti è Lo sguardo nella sincerità. Sincerità, purezza dell'animo, del cuore,
che con la propria gestibilità si trasforma nella più semplice realtà. Sincerità, onestà, nella verginità che orna il giusto candore nel pensiero, nell'agire, nel parlare, nel dire senza menzogne. Sincerità in uno sguardo dolorante, sofferente o nello sguardo fisso, crucciato della mamma. Senza nulla da dire, si nota il meritato rimprovero nel sorriso, la gradita carezza. Non vedo, non sento la genuinità nelle persone, solo in te, immobile, impietrita, avvolta con le tue carni in un manto celestiale. C'è schiettezza nell'allungare la tua mano, nello sguardo, l'inconscio di un sorriso in una imbarazzante accondiscendenza. Bene, quindi una poesia che comunque in cui si sente la delusione, ecco, appunto, della mancanza di sincerità, che spesso appunto ci fa sentire delusi e anche in solitudine. Leggo sempre il commento di Francesco che mi dice che si sente a saltelli. Non lo so, mi senti ancora a saltelli? Io mi collego sempre dallo stesso computer, quindi non ho assolutamente idea di cosa sia. Vediamo un po' se anche gli altri. Non lo so, fatemi sapere come sentite appunto questa volta l'audio e andiamo avanti con la poesia di una affezionata della panchina che è Maria Vittoria Massimo. Questa volta ci ha mandato una riflessione, una considerazione proprio sulla panchina e mi dice... Di getto ho messo su questa riflessione e poi ci fa gli auguri a me, alla mia famiglia, a tutti gli ascoltatori. Sono gli auguri per Natale. Panchina di Maria Vittoria Massimo. C'è una panchina dei versi che ogni settimana ci permette di stare insieme. Raccontiamo le nostre emozioni, ognuno con il suo modo di esprimersi. Il bello è che neanche una nuvola impedisce la lettura. Questo è un luogo di incontro tra persone che neanche si conoscono, da tutti i paesi del mondo. C'è qualcuno che ascolta, c'è qualcuno che con tanta umiltà, tanta dolcezza, legge facendoci sentire un brivido sulla pelle. Quella panchina dei versi è divenuto un bellissimo appuntamento. Cosa dire? Tra pochi giorni sarà Natale. Tutto il bene vorrei augurare, auguri a chi soffre in silenzio, auguri a chi asciuga una lacrima, a chi leggendo i nostri versi porta un sospiro di sollievo. Auguri a tutto il mondo che sia un Natale colmo d'amore, pace, salute e tanta serenità. In questo tuo pensiero... Maria Vittoria, c'è proprio lo spirito della panchina, dove appunto ci scambiamo considerazioni, suggestioni. In questo caso, più che una poesia, la tua è una riflessione, che però, appunto, come dicevo, esprime bene lo spirito, di questo appuntamento. E anche noi ti facciamo tanti auguri, ovviamente. Poi dopo vedo che state scrivendo dei commenti, poi dopo li leggerò tutti e vi risponderò nei prossimi giorni. Allora, adesso passiamo alla prossima poesia che è di Rossella De Rango e mi dice che con questa poesia ha partecipato al concorso Il Federiciano 2020. Il titolo della poesia è Il sogno dell'aiuto. È il 21 luglio 2020. C'era in un sogno un'amica ad aspettarmi,
Entrai nella sua casa, immensa, buia, la luce come di una caverna, un grande spazio, e vidi lei. Mi aspettava a braccia aperte, mi accolse e ci abbracciammo in una stretta morbida, riconoscente, sentitamente unificante. Qualche pacchetta sulla spalla servì per consolarci. Seppur nella polvere di ogni cosa, ci raccontammo, ci aiutammo, poi qualche risata ed accettammo di spolverare insieme oggetti a lei cari. Viene fuori appunto da questi versi un'immagine del sentimento di vicinanza e solidarietà appunto nel prestare soccorso. Dopo questa poesia della Derango, sì, passiamo ad una poesia descrittiva sulla pioggia che ci dà questa immagine di sospensione gradevole. Infatti, sentite un po', pioggia di Grazia Cucci. Dell'acqua sento lo scroscio che scorre dai canali e dalla finestra guardo fuori. Disegna una ragazza un cuore su vetri appannati. Veloce cammina un uomo sotto un ombrello blu. Che strana apatia. Voglia di far niente, di restare sola, di ricordare. Piove, piove sui tetti, sugli alberi, sui ricordi. Piove anche sul mare. Insomma, c'è, come dicevo, questa gradevole sospensione nell'osservare la pioggia e un po' nel lasciarsi cullare da questa pioggia. Adesso passiamo alla prossima poesia, che è una poesia senza titolo ed è scritta da Erminia De Paola. Questa nostra panchina sarà più snella perché le poesie sono in numero minore, ma sono anche più brevi. E quindi diciamo sarà un incontro meno lungo del solito, poi ecco, non si sa mai, magari ci mettiamo a leggere commenti, eccetera. Quindi la poesia è di Erminia De Paola. Ed arriva la neve, coltri morbide e candide adagiano la gioiosa nevicata natalizia. Luci soffuse chiedono spazi per illuminare la strada deserta e nostalgica di giochi, di saluti e di strette di mano. Tutto tace nella notte del silenzio e dell'assenza di anima. Soffici i fumi dei cammini che stringono in un abbraccio caldo il freddo gelido della sera. Doni appesi ad un albero di Natale. E fiumi di dolci attendono un recupero di presenze felici. Rose rugiadose segnano l'arrivo delle ombre che, dolcemente, abbandonano il quotidiano per volgere lo sguardo verso il sogno. E la neve sancisce il fluire del tempo che passa, inesorabile e fuggente ai pensieri delle genti. Diciamo molto suggestiva questa immagine della neve di sera. A me è capitata di vederla solo una volta, c'era anche la luna piena, proprio pochi anni fa. Ed è stato molto bello vedere appunto perché con la luna, con la neve, sembrava tutto molto rischiarato, una luce particolarissima che appunto non mi era mai capitato di vedere prima di notte. La prossima poesia è di Egidio Longhi, che mi dice, mi allega anche una breve frase e dice: devo dire un grazie a Giuseppe che mi ha sbloccato. E credo che il Giuseppe a cui si riferisce sia Giuseppe Aletti, e credo che abbia partecipato all'Accademia di Scrittura Poetica Formazione Diretta. Non so, Egidio, se sei collegato, nel caso appunto
Credo comunque che sia questo il motivo del tuo messaggio. La sua poesia ve la leggo ora, quindi di Egidio Longhi. Il fragore dei sogni frantumava lo sguardo. Eri cascata che brucia, biancore che abbaglia. Il rumore del sonno, ebbrezza e quiete. Di taiga silvestre, di mirto e pinastro. Così tu aliti vento e lacrimi neve, verremo a te con l'ausilio dei forti. E anche qui ci sono queste immagini della natura, a cui si aggiungono anche, possiamo immaginare, gli odori di questa vegetazione citata, oltre che visivamente possiamo immaginarne gli odori. E la prossima poesia è di Cristiano Futuri, che ci dice che è una poesia, anche questa, dedicata alla vita, anche se appunto è fatta sotto forma di poesia d'amore. Infatti, sentite un po', la poesia ha come titolo Il giorno che finisce. Di Cristiano Futuri. E fu così che tu nascesti, amore, tra un petalo di rosa ed il verde di quel prato, e non avevi occhi, ma luci che brillavano felici. La mia età ti vide nuda come una foglia morta che nel vento viaggia, accompagnata dalla sua follia, fino a quando trova pace. Sulla terra bagnata e riscaldata dal sole. E fu così che ti videro i miei occhi, occhi piccoli, a cui faceva male il sole, ma la tua gioia diventava un cielo aperto, fatto di quel mare di colore azzurro che ogni nuvola e ogni raggio di sole sa amare. Il giorno che finisce è sempre pieno di poesia. E non è la tua mano, ma la mia che vorrebbe prendere le tue labbra nate da una rosa e la tua verginità. E la prossima poesia ci parla del silenzio ed è la poesia di Marzia Ray. Un silenzio che possiamo intendere come un ripiegamento interiore. Il silenzio mi prende per mano, mi conduce per un sentiero strano. Il suo aspetto è quello di un amico che mi tiene compagnia. Il silenzio mi si annuncia all'improvviso, riempie un momento impreciso. La sua voce è quella dei ricordi, che sono solo miei. Il silenzio è la mia luce senza ragione, che arriva tra lacrime e sorrisi. Il suo volto è quello del tempo, che è unico presente. Il mio silenzio si nutre di nuvole e di ombre. Il suo sguardo è quello del sognatore. Scompare ad un rumore, ricompare ad un dolore. Sente la presenza di un'assenza, sente il vuoto di una presenza. Il suo dolce contatto mi porta al suo cospetto, là, sul mio sentiero strano, in cerca di istante perfetto. Ok. Ciao a chi è appena arrivato, Rosalba Salvino, ciao. Antonietta Di Paolo dice che bella, non so quale poesia tu ti riferisca, comunque anche le poesie di questa sera a me sono piaciute, quindi spero che piacciono anche a voi. E vediamo invece dall'altra parte saluto Paola Ercole dalla pagina Il Paese della Poesia, saluto Filomena Minicozzi e Luigia Portanova, vedo che state commentando, poi come sempre leggerò i vostri commenti. Allora, la prossima poesia è di un
poeta che considero un amico, a cui sono molto affezionata, e che è Umberto Donato Di Pietro. È una persona, un galantuomo, ed è davvero non solo una persona galante d'altri tempi, ma poi anche una bellissima ironia. E quindi diciamo, a lui sono molto affezionata. Imbrunire di Umberto Donato Di Pietro. Bello ammirare l'imbrunire. Il sole sembra appigliato a corde tese, l'attimo in cui acuisce il mio sentire, nella speranza di visioni tanto attese. Ma nulla di tanto amato par vedere. La mente s'adagia, l'animo fremere, quel tenue filo che dal cuor diparte, supera le stelle ed oltre l'infinito esso disperde, con sé conduce, di appassiti cuore, dolce messaggio. Viver sembra passate gioie, teneri abbracci, languide carezze. Pioggia di astri e scintillio d'immenso, quello che oblio potrà mai cancellare, o saranno sogni adornati da lacrime amare. Diciamo che Umberto usa o questa forma un po' classicheggiante, e anche così nella disposizione dei versi, oppure scrive poesie in dialetto romanesco. In questo momento c'è un piccolo vuoto in romanesco che sono davvero molto ironiche e mi piacciono tantissimo. Di questa poesia mi piace tanto questo viver sembra passate gioie, teneri abbracci, languide carezze, pioggia d'astri e scintillio d'immenso in cui tutto ciò che si vive sembra un po' essere accolto nell'immenso, appunto, nell'universo, quindi è come se non si dovesse disperdere, ma ecco, viene racchiuso in questa immensità. E adesso passiamo alla prossima poesia che è di Chloe Vlamidis. Speriamo di aver letto bene il suo nome, anche perché lei è anche un'autrice. Ha pubblicato più libri con la Letti. L'ultimo da cui è tratta questa poesia che andrò a leggervi è Naufraghi di pensieri ed è uscito da poco, giugno 2020, e lei dice: questa poesia è presente anche nella mia raccolta Naufraghi di pensieri e la considero una delle poesie più rappresentative della mia poetica per l'uso delle rime e la presenza del mare. Elemento molto ricorrente nei miei scritti. Grazie, un saluto. Questa poesia si intitola Barche e che poi mi ha suggerito la poesia che vi leggerò, una delle due poesie perché ne ho scelte due per questa panchina che vi leggerò in chiusura. E una di queste poesie mi è stata suggerita proprio dal titolo della sua poesia. Quindi Barche di Chloe Vlamidis. Barche abbandonate sulle sponde, o dondolanti fra le onde, in balia del vento, così mi sento al calar del sole, quando mi rapisce una dolce malinconia per la vita che fugge via. Guardo all'orizzonte alla ricerca di invisibili impronte, cerco rotte da seguire per la mia anima inquieta, che vaga senza meta. E dopo un lungo viaggiare tra venti, tempeste e tumultuose onde, trovo riposo su tranquille sponde e in un istante ogni travaglio è distante e la piccolezza di questa vita meschina si perde nella divina quiete della baia marina. Che questa è una poesia, insomma, che ci porta serenità nel riconoscere appunto
rispetto all'immensità della vita, del mondo, del creato, i nostri problemi, le nostre inquietudini prendono il posto che li spetta, quindi non sono così soffocanti come li sentiamo, ma ce ne sentiamo un po' più liberati. La prossima poesia è di un'altra affezionata della panchina, Antonietta Di Paolo. Il buio nel mio mondo è il titolo, mi pare di averla già letta, la rileggo comunque molto volentieri perché mi piace. Ci ho visto questa poesia una ricerca di serenità. Ora non so, Antonietta, quale fosse il tuo messaggio, però intanto leggo che è scritto Trilussa moderna il nostro Umberto. Sì, sono d'accordo. È così. Allora, leggo la tua poesia Il buio nel mio mondo di Antonietta Di Paolo. Il silenzio cullava, i rami invecchiati dal tempo. Sospiravo insieme all'alito di vento. Percepivo qualcosa che scaldava le mie labbra. Cercavo di afferrare il tepore per portarlo a cullare il cuore. I colori erano emozioni, descritti da chi, per scontato, guardava e colorava le immagini, il mare, il sole, i fiori, il creato. Io immaginavo e sognavo, non avevo colori nel mio buio mondo. Una tavolozza imbrattata di misteriose tinte presi nelle mani. Iniziai a spargerli sulla tela, iniziai il mio operato, spronato dai sensi. Non so cosa dipinsi, cosciente di non poter definire niente. Eppure con gli occhi dell'anima vedevo un tramonto, specchiarsi sulle frenetiche onde, il mare che si confondeva con l'orizzonte. Molto bella questa poesia. Ah, mi dice che non l'ha mai mandata. Vedi tu che strano. Bene, comunque molto bella. E niente, passiamo alla prossima. È una poesia di Paola Giovannetti che si firma con lo pseudonimo di Matilde Stenzi. E dice, questa è la nota che accompagna la poesia, ogni anno, nella prima domenica di Avvento, mi recavo al santuario di Montenero, Livorno. Da lì si vede Livorno tra cielo e mare. Ho rispolverato i ricordi e ho ritrovato la poesia che scrissi lo scorso anno dedicata a Livorno. Livorno di Matilde Stenzi. Qui, dove il cielo si confonde con il mare, un tuffo nell'immensità ed una breve felicità. Quindi c'è questa analogia tra lo stato d'animo, la natura e poi ecco questo tema che ritorna anche nella poesia di Matilde, del mare che si confonde con il cielo, con l'orizzonte. Bene, la prossima poesia è di Sara Valdes, il titolo è Noi, una poesia d'amore. Noi siamo l'uno per l'altro, siamo come la notte e il giorno, non possiamo separarci, ci completiamo e siamo una sola cosa, il giorno. Siamo il sole e la luna, ci guardiamo, quando uno arriva, l'altro se ne va. Regaliamo i più bei colori, quello dell'aurora e quello del tramonto, luce e ombra. Noi siamo quello che siamo, ambi brilliamo, l'uno per l'altro, vita e morte, gioia e dolori, ma ci completiamo e siamo una cosa sola. Siamo vita. Quindi,
Ah, ecco, quindi Lilli, anche tu dici che ci sono problemi di connessione. Non è nitido come le altre volte, perché questa volta mi sono collegata dallo stesso computer, però ho utilizzato un altro dispositivo perché la telecamera del computer è poco nitida. Questa dovrebbe essere migliore, ma a quanto pare l'audio non è dei migliori. Che vi devo dire? Questa panchina ogni volta è diciamo, un work in progress. Vediamo la prossima volta se riesco a collegarmi meglio. La prossima poesia è di Antonietta Di Stefano, che ha come titolo Il paese della poesia, quindi è dedicata al paese della poesia. E ve la leggo. In mezzo alle valli c'è un posto incantato dove resterei ore a leggere e a mirar. Sono scritti su tele, dimora di poeti, per restare immortalati. Sono soavi incanti, sono lucciole, diamanti e altro ancor. Non vi so spiegar bene quel che io provo, perché è grande ed è un tesoro. Chi ascolta col cuor può capire che c'è tutto in quel paese per riflettere, per immedesimarlo, per renderti conto che c'è un mondo che fin dalla nascita abbiamo in dono. E grazie dico ai poeti che hanno fatto la storia. Col tempo diventano sempre più belle e più preziose. Perché noi senza poesia siamo senza respiro, senza sensi. Senza cuore, siamo senza forza, senza qualcosa che ci renda umani. In mezzo alla valle c'è un posto incantato, lì ci sono le anime coraggiose, che aiutano noi ad essere migliori, dove le fragilità, le sofferenze, la sensibilità descritte, ci rendiamo conto che sono dono di tutti. Lì c'è il noi collettivo, lì c'è magia, anime vere, non esclude nessun eletto. C'è un castello di tante corone, è un regalo impagabile, sono corone più lucenti dell'oro, danno pace e quiete. In mezzo alla valle c'è un posto incantato, il paese della poesia, lì c'è vita. Loro si sono spogliati. E a noi hanno dato le spoglie per essere custoditi come tesoro. Lì, in mezzo alla valle, c'è un paese eterno, con la panchina dei versi che è la regina, e sublime, dolce melodia per l'anima mia. Grazie all'ideatore e chi con le proprie poesie dà lustro e luce a questo mondo che senza poesia va a fondo. Mi piace questa quando dice il noi collettivo. C'è magia, anime vere, non esclude nessun eletto, anche perché, diciamo, questo è lo spirito con cui anche è nato il paese della poesia, quindi una dimora in cui chi ama la poesia, chi ama scrivere poesie, ma anche chi ama leggerle, possa sentirsi a casa. E anche il festival è stato quasi da subito, ecco, programmato in questo modo, nel senso che poi al festival sono stati invitati tutti gli autori, proprio perché fosse una festa della poesia. Il prossimo componimento è di Giovanna Filizzola, Abbracciamoci. Io spero che il collegamento sia migliore. Lilli dice grazie Caterina, è un momento sacro comunque la nostra panchina. Ecco. Quindi vedo che siete in tanti, allora immagino che questo dispositivo non sia proprio il massimo. Comunque siamo alla fine. La prossima poesia è di Antonietta Di Stefano, ah no, scusate, è quella che ho appena letto. La prossima poesia è di Giovanna Filizzola, Abbracciamoci.
Sarà un ricordo questa solitudine, la voglia di un abbraccio diventerà realtà. Ci abbracceremo tutti, vicini e lontani. Usciremo a rimirare le stelle, camminare cantando, toccare le mani di amici sconosciuti. Abbracceremo il mondo, lo sentiremo nostro. Il conforto sarà profondo, perché d'amore ingordo attraverseremo il tempo, raggiungere l'immenso, raccogliere sospiri, nasconderli per non aver ricordi. Quindi con questa poesia, ecco, siamo ritornati appunto a immaginare una ripresa, da questo momento che inizia un po' a essere faticoso, appunto dell'emergenza coronavirus. Almeno personalmente inizio a sentire la stanchezza di questa situazione, ormai a marzo è quasi un anno, quindi insomma, sono diversi mesi. La prossima poesia, Delusione di Antonella Lamanna. Ve la leggo. Ubriaca di tristezza, mi strinsi in un immaginario abbraccio consolatorio e stanca mi addormentai. Nulla era cambiato al mio risveglio. E la ritrovai distesa accanto, mi guardava con occhi severi e di credulità mi accusava. Avevo creduto che il sole volesse perpetuamente riempire di luce le mie giornate. Invece, al primo soffio di vento, inesorabilmente si nascose. Il cielo divenne nero. Un rombo annunciò la tempesta. Si lacerarono le nuvole e anche il mio cuore. Questa immagine della delusione è molto, ci prende, è descritta molto bene in questa poesia di Antonella Lamanna. Poi una brevissima poesia di Lina Alfieri, Ogni volta che sembra perfetto. C'è un errore, tutte le volte che è perfetto, cancella l'errore. Una considerazione su cui riflettere. E siamo alle ultime due poesie, anzi tre. Questa che vi leggo è di Ilenia Barone, il titolo è Riparo. Uno scatto e catturo. L'immutata tua beltà, mio piccolo amico. Su di una spalla esperta ti posi, mostrando leggiadria di passi altrui in aria. Non temi, perché sotto tetti sicuri hai trovato riparo, tenero pettirosso, col tuo vivace canto, plachi la mia indole delirante. Come un vicino di casa, un bel fuoco e oltre le vetrate il nemico freddo. E Ilenia ha accompagnato alla poesia anche queste parole. In queste giornate di particolare freddo, arrivato tutto insieme all'improvviso e che magari lo si avverte inconsciamente un po' di più, anche a causa del periodo delicato che tutti stiamo attraversando, mi piacerebbe condividere con voi questa poesia con l'intento di poter creare un senso di calore almeno nell'immaginazione. È molto bello questo tuo pensiero e anche il senso del calore nella poesia si è percepito. E anche la prossima poesia ci dà un senso di distensione ed è di Maria Rita Cucurullo, il titolo è Vorrei. Vorrei intrecciare parole e fili di silenzi, sospesi a echi di incertezze, sfiorare pagine vissute e apatie logorate, mentre fuori si rincorrono onde gorgheggianti di versi e
suoni che la notte espande fino all'alba. Vorrei ancora far del cuore musica e degli occhi silenzi muti di poesia. Anche con queste immagini, come dicevo, di distensione, e poi rese bene appunto da chi si vede che è avvezzo alla scrittura poetica, perché ci sono proprio immagini che richiamano alla composizione della poesia, alla creazione. Passiamo all'ultima poesia della panchina, che è una poesia di Francesco Mingolla, che è stata scritta a Mandure a marzo 2007. Il titolo è Chissà ed è dedicata ad una creatura mai nata. Un viaggio lungo 9 mesi. Hai visto ciò che non avresti voluto e sei tornata indietro nella speranza di tempi migliori. Chissà, forse spaventata, non pronta a ciò che t'avrebbe circondata, hai preferito il mondo degli angeli, un mondo di luce, un mondo d'amore, il mondo dello spirito. Hai visto con gli occhi di tua madre il mondo di orrore, il mondo di terrore e di guerre, il mondo di vergogne e di intrallazzi, il mondo che ci circonda. Ho terminato le poesie, la lettura delle vostre poesie, e vedo che avete lasciato molti commenti. Leggo quello di Francesca, Enrico. Intanto saluto pure Rosetta Vitale che si è aggiunta a noi. Incontri in panchina sempre più coinvolgenti. Complimenti alla poesia e a tutta la comunità letteraria della casa editrice Aletti. Grazie Francesca. Io vi saluto con due poesie. La prima è una poesia triste perché ci parla di persone amate, è dedicata a una persona amata che non è, e quindi può essere estesa alle persone, agli affetti che non sono più tra noi, ma che continuano a vivere attraverso di noi. Ed è una poesia di Marguerite Yourcenar, Non saprai mai. Non saprai mai che la tua anima viaggia come in fondo al mio cuore, dolce cuore adottivo, e che nulla nel tempo, gli altri amori, gli anni, impediranno mai che tu sia stato, che la beltà del mondo ha già il tuo viso, di tua dolcezza vive, splende del tuo chiarore, e all'orizzonte il pensieroso lago narra soltanto la tua serenità. Non saprai mai che porto la tua anima come una luce d'oro che rischiara i passi, che un po' della tua voce suona nel mio canto. Dolce fiaccola i tuoi raggi, dolce braciere la tua fiamma, mi insegnano il cammino dei tuoi passi. E un poco ancora vivi perché ti sopravvivo. Trovo questa poesia meravigliosa. E l'altra poesia è una poesia che, come dicevo, mi è stata, me l'ha suggerita appunto Barche di Chloe Vlamidis, ed è una poesia che ha come titolo Conosco delle barche di Jacques Brel. E accenna tanti modi di affrontare la vita con queste barche che appunto si comportano, affrontano il viaggio della vita in maniera differente. Ci sono tante descrizioni e voi appunto potete scegliere quale di queste barche si avvicina di più al vostro modo di concepire e di vivere la vita, o anche a quello che vorreste vivere. Conosco delle barche che restano nel porto per paura, che le correnti le trascinino via con troppa violenza. Conosco delle barche che arrugginiscono in porto per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire, hanno paura del mare, a furia di invecchiare. E le onde non le hanno mai portate altrove, il loro viaggio è finito, ancora prima di iniziare. Conosco delle barche talmente incatenate che hanno disimparato come liberarsi. Conosco delle barche che restano ad ondeggiare, per essere veramente sicure di non capovolgersi. Conosco delle barche che vanno in gruppo ad affrontare il vento forte al di là della paura. Conosco delle barche che si graffiano un po' sulle rotte dell'oceano, ove le porte è il loro gioco. Conosco delle barche che non hanno mai smesso di uscire, una volta ancora, ogni giorno della loro vita. E che non hanno paura a volte di lanciarsi, fianco a fianco, in avanti, al rischio di affondare. Conosco delle barche che tornano in porto lacerate dappertutto, ma più coraggiose e forti. Conosco delle barche straboccanti di sole, perché hanno condiviso anni meravigliosi. Conosco delle barche che tornano sempre, quando hanno navigato fino al loro ultimo giorno e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti perché hanno un cuore a misura di oceano. Bene, io con questa poesia vi saluto, vi do appuntamento con me mercoledì. E vi ricordo invece che domani c'è l'attesissimo appuntamento della Panchina dei Versi con Alessandro Quasimodo, che ci delizierà con i suoi momenti di grande poesia. E quindi ci rivediamo domani alle 19. Io insieme a voi ascolterò Alessandro Quasimodo. Vi do un bacio. Ciao.